Ciao a tutti ragazzi e bentornati da Carmi Special. Oggi parliamo di come schierare una formazione, ma a tal proposito vi ricordo che in descrizione trovate il link per la nostra lega, quindi schierate la formazione e se non siete ancora iscritti al Fantacalcio appunto degli iscritti potete farlo, vi verrà assegnato un punteggio di 66 per ogni giornata persa, quindi siete ancora in tempo a recuperare, è semplicissimo. Seconda premessa ragazzi riguarda le vostre scelte, ovvero quando schierate la formazione cercate di seguire il vostro istinto, le vostre sensazioni, ok? Magari i consigli che vi posso dare io o altre persone, però ricordate di fare le vostre scelte perché così la vittoria finale o la sconfitta finale del vostro fantacalcio dipenderà solo dalle vostre scelte e non da quelle di altri. Detto questo partiamo con i fantaconsigli, ovvero tre punti principali che bisogna tenere conto quando andiamo a fare la formazione. Il primo riguarda ovviamente il modulo. Quando andiamo a fare infatti la formazione dobbiamo valutare due cose per scegliere il modulo giusto, ovvero la potenzialità offensiva della nostra rosa e la titolarità dei giocatori che abbiamo in rosa. Infatti, oltre a valutare quali giocatori in quella giornata possono essere offensivi dal punto di vista dei bonus, cioè portare a casa dei bonus, dobbiamo vedere anche quali giocatori possono giocare. Infatti bisogna annullare ogni rischio per quanto possibile. Ad esempio, se abbiamo dei giocatori, tre attaccanti soli che giocheranno titolari, di cui uno tra l'altro magari un po' in ballottaggio, ecco, magari evitate di schierare tre punte per quella giornata e schierate magari un 3-5-2 o un 4-2, ragazzi, dipende dalla rosa che avete a disposizione. Per quanto riguarda invece la potenzialità offensiva, ad esempio se avete un centrocampo pieno di registi mediani che non portano bonus e invece avete dei terzini offensivi che giocavano magari a centrocampo, allora potete schierare un difensore in più e mettere appunto quel terzino, dipende appunto dal tipo di giocatori che avete in rosa. Passiamo al secondo punto, ovvero la probabilità di bonus. Dipende molto infatti dall'accoppiamento, ovvero dalle partite che ci sono in quella giornata di Serie A. È una cosa che facciamo tutti quanti allenatori, la prima cosa che facciamo è andare a vedere che partite ci sono in quella giornata per sapere chi dei nostri giocatori ha partite un po' semplici. Una cosa però che va tenuta in considerazione è lo stato di forma delle due squadre, non solo chi gioca contro squadre di bassa classifica. Ad esempio, vi faccio un piccolo esempio: una squadra che gioca contro l'Udinese può in questo momento segnare un po' più facilmente di una che gioca contro la SPAL, perché la SPAL al momento è in uno stato un po' di forma, nonostante non raccolga tanti punti, ha uno stato di forma un po' migliore dal punto di vista soprattutto difensivo rispetto all'Udinese. Quindi magari la SPAL può sembrare, essendo una neopromossa, una partita più facile dal punto di vista dei bonus dell'Udinese, invece è il contrario, almeno sulla carta, ragazzi. Quindi mi raccomando, tenete conto anche dello stato di forma delle due squadre e anche del giocatore che andate a schierare. Terzo punto è invece l'incisività di un giocatore. Infatti spesso magari mi chiedete, ma sono indeciso se mettere Icardi o Borriello. Ragazzi, giocatori come Icardi, Higuain, Belotti, Mertens, tutti questi fenomeni immobile sono giocatori da mettere praticamente sempre, anche contro squadre di alta classifica come può essere la Juve, queste squadre molto forti. Perché? Perché sono giocatori che in pratica basta un episodio, una piccola occasione e ti possono portare a casa un più 3. In più ragazzi, l'ho testato anche su di me, ad esempio l'anno scorso avevo la sensazione che Inter-Atalanta finisse con pochi gol, magari uno 0-0, un 1-0, e mise in panchina Icardi. Sappiamo tutti quando finì quella partita, ovvero un bel 7-1 con tripletta di Icardi, e da quel momento capii appunto di abolire questa mia sensazione, quindi di lasciare sempre titolari, ragazzi, i giocatori forti. E anche statisticamente provato appunto che non mettendoli in panchina non si rischia appunto di perdere tanti bonus. Detto questo ragazzi, spero di esservi stato chiaro, ditemi se vi piace questo stile di video, lasciate un like appunto se ne volete altri nei prossimi giorni, iscrivetevi se non siete ancora iscritti, ditemi cosa ne pensate qua sotto e andate, passate dai link in descrizione sia per i miei social ma soprattutto per la lega del Fantacalcio con gli iscritti. Ci vediamo con un prossimo video, ciao!